Onorevole, Musumeci dice sul salario minimo basta assistenzialismo, le altre opposizioni hanno già risposto, qual è la vostra posizione? Ma Musumeci non comprende o fa finta di non comprendere quale sia il senso e in che modo interviene il salario minimo. E purtroppo questo dispiace perché vuol dire che non ha neanche il quadro di quale sia la situazione a livello europeo. Il salario minimo è uno strumento che può aiutare la contrattazione collettiva nazionale laddove essa non arrivi. Il fatto stesso che la maggior parte delle organizzazioni sindacali ora siano d'accordo con questa affermazione, mentre in passato non lo erano, significa che ci si è resi conto che ci sono degli ambiti in cui la contrattazione collettiva nazionale non arriva. Insomma, la destra, mi sembra, ora Musumeci, qualche giorno fa Tajani, sia un po' in difficoltà su questo argomento e provi a spaventare. In realtà è uno strumento che può essere estremamente utile per una parte limitata numericamente ma importante di lavoratori che sono in grossa difficoltà, non è la panacea di tutti i mali, ma non serve fare terrorismo. Direi che la destra, se ha delle controproposte, le faccia, altrimenti eviti di scappare dalla discussione parlamentare come sta facendo. Possiamo provare a fare chiarezza una volta e per tutte, perché dalla destra arrivano proprio sempre dichiarazioni sul tipo equipariamo i salari in basso, abbassiamo, facciamo sì che si vada solo sul 9%. Questa cosa nella proposta di legge che avete presentato si può verificare, oppure i contratti che già esistono, già in essere, non verranno toccati? Ma non si può verificare perché, tra l'altro, quando entrerà in vigore, quando sarebbe dovuto entrare in vigore il salario minimo, noi avremmo avuto già diciamo una valutazione di questi 9 euro come sostanzialmente il 60% circa del salario mediano, quindi anche tante cose che abbiamo letto sul fatto che fosse una cifra, un importo sovrastimato quello dei 9 euro, è inaccettabile. Pensate che Renzi aveva proposto il salario minimo fissando l'importo a 10 euro nella campagna elettorale del 2018. Probabilmente lì effettivamente era elettoralisticamente un po' una sparata, un po' alto, comunque ripeto, è terrorismo quello che fa la destra, è terrorismo di fronte a uno strumento che ha una sua utilità, non risolve tutti i problemi, attenzione, perché ad esempio noi abbiamo un problema di salari bassi non solo tra i salari minimi, tra le fasce cioè più basse di salari, ma anche nelle altre fasce di salari, quindi dovremmo intervenire in altri modi, secondo noi ad esempio anche detassando il margine, diciamo, di aumento salariale che c'è quando si rinnovano i contratti. Questa è una cosa che si potrebbe fare, probabilmente questa cosa piace di più alla destra, ma non è sostitutiva del salario minimo.